Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito. Tramite l'agenzia AMAC, l'ISIS rivendica gli attentati nello Sri Lanka, sinora attribuiti all'NTJ, gruppo islamista locale, che secondo le forze di sicurezza non avrebbe però la capacità di organizzare un attacco coordinato di tale portata. La notizia giunge dopo che il vice ministro della difesa, Vishwardhan, ha riferito in Parlamento che gli attacchi sono stati una rappresaglia per quelli messi in atto alle moschee di Christchurch in Nuova Zelanda lo scorso marzo. Ancora non è stato possibile identificare il presunto attentatore nel riquadro che entra nella chiesa di San Sebastiano a Negombo poco prima dell'esplosione. Nel frattempo il paese resta in allerta. Lo stato d'emergenza infatti permane mentre continuano gli arresti e le perquisizioni dei responsabili della strage che i militari dichiarano essere principalmente persone del posto. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. Io spero che abbiate passato una bella Pasqua e una bella Pasquetta. Noi ci troviamo qui. Domani è il 25 aprile, questa sera è una serata particolare perché siamo un po' in clima prefestivo, quindi ci siamo messi qui e cercheremo di collegarci e di fare una puntata un po' particolare. Parleremo di due argomenti, parleremo della carenza medici collegandoci con Milano con Mauro Viserendino e poi parleremo di un argomento che abbiamo annunciato la settimana scorsa. Parleremo di tumori neuroendocrini. Con me sempre il dottor Sabatini, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera dottor Pirro, ben trovato. Insomma, questa settimana, diciamo così, la Pasqua è stata un po' funestata da, sì, da soliti attentati, ma stavolta nello Sri Lanka i dati di ieri davano 350-360 morti, insomma. Era una tragedia pari annunciata come quasi tutte, però sembra che i servizi di sicurezza, pur avendo sentito e capito, essendo stati informati, non sono riusciti a fare nulla per bloccarla. Hanno colpito 8 chiese, il mondo della cristianità, in qualche modo l'ISIS ha rivendicato, insomma 350 morti non sono una cosa da poco, anche se siamo abituati, è un qualcosa alla quale non ci si può abituare mai. Pensare che poi queste sono sostanzialmente lotte di religione, che dovrebbe essere la parte più sacra di una popolazione, indipendentemente da qual è il credo, insomma si sta parlando di cose sacre, di cose rispettose. Litigare per queste cose qui ed ammazzarsi, in qualche modo, se vogliamo essere cinici, distrugge, no? Un po' la sacralità e la religiosità, è una settimana sia del problema. Effettivamente è a una settimana dall'incendio di Notre Dame, quindi sono due eventi importanti che si sovraccavallano e quindi questo ha funestato proprio la nostra Pasqua, la Pasqua di tutti, insomma, a livello anche lì polemica mondiale, insomma. Ho letto sui social che per Notre Dame sono stati raggiunti 1 miliardo di euro nel giro di pochissime ore e qualcuno si lamentava e dice per l'Aquila non si erano raggiunti nemmeno un centesimo. Vabbè, però adesso fermo restando che i morti sono morti sempre, hanno sicuramente la loro rilevanza, però rispetto a quello che conta Notre Dame come immagine mondiale, come richiamo turistico, richiamo religioso, rispetto ad una città come l'Aquila che forse molti all'estero in Europa nemmeno conoscono,
Probabilmente non è possibile farlo, non sarebbe neanche giusto farlo. Sicuramente hanno raggranellato meno soldi, ma per l'Aquila è stata una raccolta sostanzialmente italiana, per Notre Dame è stata una Una raccolta cotta mondiale. mondiale, insomma, Quindi diciamo. sono due cose che hanno due valori diversi e non si possono mettere insieme mele con pere su. E poi sull'Aquila ci sta una ricostruzione che sta andando avanti da tempo, e anche lo Stato italiano ha investito dei soldi, quindi tutto quanto un'altra questione, insomma. Effettivamente non è stata una Pasqua meravigliosa, diciamo, perché da queste notizie hanno un po' intristito. Poi la Pasquetta sotto la pioggia, Come sempre, dottor Pino. Io non vivo, forse ero bambino che c'era non mi stata ricordo la Pasquetta di la Pasquetta col sole. Per trovare il sole, io qualche volta sono partito con la mia famiglia, l'ho trovato all'estero, ma in Italia, perlomeno alle nostre latitudini, è piovuto quasi sempre, però va bene, fa parte del gioco, sia che la Pasqua sia alta, sia che la Pasqua sia bassa. Finalmente mi hanno spiegato per la 102ª volta come si misura la Pasqua, quando viene, quando non viene, il plenilunio, il Lei solstizio, l'ha capito? No, l'equinozio, no, io non l'ho l'ho capito. capita, ma dopo 3 minuti Siamo in due che non l'ho abbiamo capito dimenticata assolutamente un'altra niente. volta. Ammetto l'ignoranza. Pasqua viene quando viene. Allora, di numeri e di Pasqua noi non ne sappiamo nulla, però questa sera abbiamo detto due argomenti: tumori neuroendocrini e carenza medica. Allora, per quanto riguarda la carenza medica, adesso Alessandro sta piano piano approntando il collegamento in diretta con Milano, perché giustamente ci colleremo con Mauro Viserendino. Il quale anche, lavora anche come noi in questi giorni, lo ringraziamo sempre delle sue puntuali presenze, ci dà stimolo di discussioni sempre colte, sempre interessanti. Allora, per parlare proprio della carenza dei medici abbiamo in collegamento Mauro Viserendino, questa volta non con la consueta rubrica del ficcanaso, ma per parlare insieme proprio dell'argomento della carenza dei medici. Buonasera carissimo Mauro Viserendino, buonasera, benvenuto. Buonasera Giampiero. Allora, questa volta in collegamento c'è una bella chiacchierata, perché effettivamente il problema dell'assistenza dei medici, della carenza dei medici, non è una cosa dell'altro ieri. Io me la ricordo intorno al 2010-2011 effettivamente, ho incominciato a parlare. Anch'io mi ricordo che ero ancora corriere medico e c'erano queste avvisaglie. Perché? Perché sai com'è fatta la curva di Gauss, no? Che sono le frequenze quando sono le minime e le massime sono rade, invece la normalità è qui, è in alto, perché ci sono le più alte frequenze. E queste altre frequenze della gaussiana per i medici ospedalieri e per i medici di assistenza primaria corrispondevano non a età medie tra i 33 e i 70 anni, ma corrispondevano a età alte, sopra i 50, appena sopra i 50, già si intuiva che dopo 10 anni non sarebbero rimasti, poi non rimase nessuno, come dice Agatha Christie. Infatti, rapidamente gli anni successivi sono cominciato ad andare quasi in carenza, ma i primi provvedimenti non ne presero, perché mi sembra che poi il finanziamento delle borse di studio le regioni non volevano tirare fuori un centesimo su questo, e quindi non si sono poi posti il problema più di tanto negli anni successivi. Allora, io l'ho capito solo di recente, non l'ho capito ancora benissimo come vanno le cose. Le regioni fanno dei numeri sulle borse di studio che sono andati crescendo, ma nello stesso tempo, diciamo, le borse di studio che servono sono sempre abbastanza limitate, anche in relazione ai fabbisogni di matricolanti in medicina che invece le regioni disparano un po'. E qui si crea il gap tra immatricolati a medicina e laureati in cerca d'autore, che è Beh, ricerca certo, di specializzazione. però non tutti quelli che si iscrivono poi in medicina poi diventeranno aspiranti medici in Esatto. cerca d'autore, insomma. E pare che abbiamo avuto molti anni, io adesso non ti so dire quanti sono questi anni, in cui però c'è stata una bella differenza fra quelli che si immatricolavano e quelli che poi uscivano e andavano a specializzarsi nel corso di medicina generale. Si dice ordinariamente 10.000 immatricolati verso 6.000 più 1.000, 6.000 specializzandi più 1.000. È stato più 1.000 medicina generale. È stato così per un bel po' di tempo. Adesso
da quest'anno dovremmo essere tot immatricolandi e tot uscite o quasi, però non corrisponde, che si matricolano oggi escono fra 6 anni. E quindi se escono, il problema se continuano tutti poi, perché c'è qualcuno che magari a metà se continuano tutti se ne va a fare altro, insomma. Esatto, ma io immagino che continui. Ho parlato anche con insigni docenti, i quali mi dicono il problema non è rimanere. Una volta che tu entri, ci arrivi fino in fondo, perché la mortalità è sempre più contenuta. Il problema non è più adesso per il futuro andare nella specialità o nella medicina generale. Però attenzione, il problema è per il presente. Questo gap è come la goccia, la tortura cinese, goccia dopo goccia dopo goccia dopo goccia, si è creata una popolazione che viene stimata in 10-15 mila unità come pletora complessiva di persone che sono medici laureati e abilitati, ma non specializzati nemmeno in medicina generale. E invece, secondo l'Associazione Liberi Specializzandi, che li è andati a vedere uno per uno nomi e cognomi e ha tolto i doppioni di chi andava al corso a fare il test di specialità e andava a fare il test poi anche di medicina generale o viceversa, togliendo i doppioni sarebbero molti meno, addirittura si arriverebbe a 7.000-8.000. Quindi occhio che è un numero abbastanza controverso quello dei medici rimasti fuori sia dalla specializzazione sia dalla medicina generale. Però è chiaramente un numero su quale entrano tante visioni e anche qualche appetito, perché chiaramente se trovano lavoro tutti insieme è un bello spot al governo che gli trova lavoro. Beh, certo, sono voti quelli, effettivamente sono voti, perché se io do lavoro a 10.000 medici, quei 10.000 medici sono 10.000 famiglie, facciamo un po' di moltiplicazioni nel numero di voti, sono tantissimi effettivamente. Perché esatto. Dal punto senza di vista contare assolutamente che governativo è così, insomma, la politica vede anche questo, diciamo, ecco. La politica, secondo me, fa sempre le cose con le migliori intenzioni. O vede solo questo, diciamo, posso correggermi? Ma cattivo, allora, vede purtroppo vede la punta di un iceberg, e questa punta dell'iceberg è quella che vede lei, cioè questi 10, 15, 7.000, probabilmente 7.000, perché molti sono andati all'estero a lavorare, sono richiestissimi i nostri, e c'è una richiesta fortissima dai paesi del nord Europa, oppure sono andati nel privato. Io parlavo con Link Coordinamento Universitario, tante volte sentire i giovani è più bello che sentire i rettori o i grandi prof, perché questa ragazza che non è nemmeno medico, se non so se si sta laureando in biologia o una disciplina sanitaria, mi diceva, laureanda, ma io ho sempre pensato che in un grande esercito ci vogliono anche i riservisti, cioè non fai 10.000 immatricolati a medicina per fare 10.000 specialisti tra medicina generale e altre specialità, ti devi tenere una batteria di medici, tra virgolette, generici, che sono in qualche modo plasmabili, cioè un po' le cellule staminali che, di questi eserciti che sono poi destinati ciascuno a una patologia o a un campo, a una ricerca. E lo stesso mi diceva Francesco Fedele dell'Università La Sapienza, cardiologo, che dice però ci vuole una riserva. Addirittura lo stesso rettore Zauli di Ferrara mi diceva non consideriamo mai accanto agli specialisti quelli che cercano e che scelgono di specializzarsi nel mondo della ricerca, dell'insegnamento, della didattica. Cioè l'università non è un accessorio, è anche lei un braccio di un sistema dove la medicina si articola e costruisce un grande servizio sanitario come destinazione di tutta una serie di azioni che portano a un servizio sanitario anche privato, perché il privato non è una gamba a sé stante, ma è un'articolazione, una volta convenzionato, del servizio sanitario e una volta non convenzionato della società civile. Insomma,
Diciamo che l'apertura in questo senso del numero chiuso a medicina, che poi non è numero chiuso ma è numero programmato, risponderebbe secondo alcune visioni alla vera punta dell'iceberg, che invece secondo la Federazione degli Ordini, secondo i sindacati medici, secondo i medici ospedalieri in particolare, no? Assumed, è il vero problema laddove si parla di laureati che non riescono ad abilitarsi, non riescono a specializzarsi, non riescono a entrare nelle specialità. Però a questo Quindi. punto la cattiva programmazione poi ha chiesto il conto, perché abbiamo visto i giorni scorsi che in Veneto prendono medici provenienti dalla Romania per coprire i turni che restano vuoti. E in altre regioni, l'Emilia-Romagna mi sembra, richiama i medici pensionati per coprire determinati posti. Quindi, tutte belle parole, però alla fine ci siamo arrivati alla fine al patatrac, diciamo. Allora, a parte il fatto che ho dei dati di ANAO in Veneto che dicono che tra quest'anno e il prossimo, visto che c'è la possibilità di partecipare ai concorsi anche gli specializzandi, ci saranno alcune migliaia di veneti medici abilitati e specializzandi che possono partecipare ai concorsi e che bene avrebbero, come dire, competito con i colleghi romeni. Però, diciamo che dall'altra parte i colleghi romeni sono una cosa interessante in un altro senso. Ce ne sono tantissimi che lavorano in modo molto efficiente e produttivo nel privato. E finalmente si ha attenzione a un fenomeno che non era stato ancora visionato con questa attenzione, cioè ai medici che lavorano nel privato. Gli ospedali privati non accreditati o accreditati sono comunque composti da medici che possono entrare anche senza il possesso della specializzazione. Questo è importante perché non sempre. In realtà un non specialista non è uno specialista, però è anche vero che ci sono medici che si costruiscono come ci si costruiva un tempo all'interno delle corsie, all'interno del lavoro che si svolge in anni e anni, si è proposto anche per i pronti soccorso con 4 anni di esperienza, puoi partecipare ai concorsi. Ora, qual è il comune denominatore tra i romeni e i medici pensionati e tutti gli altri che non fanno parte del servizio sanitario, che non si, li si pensa più come incompatibili con il servizio sanitario anche se stanno nel privato. Non a caso da CISL Medici in Lombardia è venuta una proposta, dice, ma torniamo indietro sulle incompatibilità tra pubblico e privato, cerchiamo di aprire questo diaframma e di dare la possibilità al servizio sanitario di pescare all'interno del privato privato. Quindi si Questa è ritorna un una po' proposta. ai tempi delle vecchie mutue, quando ci stava il medico ai tempi di Tersilli, quando ci stava il medico di famiglia che stava in ospedale la mattina e il pomeriggio faceva ambulatorio con i mutuati, praticamente. Un po' un ritorno all'antico a questo punto. La domanda è, ce lo potremmo permettere un sistema del genere? Cioè, abbiamo costruito degli anticorpi, visti i problemi che abbiamo affrontato in questi 30-40 anni, per evitare che si diventi tanti Tersilli, insomma. A quel punto sì, perché non c'è più il tempo per lavorare. Poi parliamo di Tersilli, che il tempo, quel periodo erano dei ritmi di lavoro che erano molto più blandi rispetto agli adesso, perché adesso i ritmi di lavoro sono aumentati in modo esponenziale, con i cellulari, con lo smartphone, quindi i tempi lavorativi sono aumentati talmente tanto. Un tempo c'erano sì tempi lavorativi frenetici, ma non erano frenetici quanto oggi. Immaginiamoci un qualcuno che fa la mattina in ospedale, pomeriggio a studio, visite domiciliari, assistenza RSA, questo è un disastro. Quindi si corre il rischio di sovraccaricare poche persone per poi dopo andare in fallout dopo. Esatto, cioè i rischi ci sono in questa soluzione, però attenzione perché ci sono degli specialisti e anche degli specialisti sul campo, chiamiamoli così, che
italiani che potrebbero in qualche modo rappresentare una soluzione del presente. Quello che si sta cercando è in effetti una soluzione per il presente, e le soluzioni per il presente sono spesso lastricate di problemi grossi, perché fra 6 anni avremo in qualche modo smaltito una parte della curva e dall'altra parte avremo cominciato a introdurre nuovi medici, ci sarà partito il ricambio generazionale. Il problema è adesso. A me, se ti devo dire la verità, sorprende come sia un po' a orologeria la voce delle regioni, cioè parte l'Emilia, parte il Molise, abbiamo assunto i pensionati, parte il Veneto, anche noi abbiamo assunto i pensionati, parte l'Emilia-Romagna, fatta un'altra, non so se non mi ricordo, parte la Toscana col consolidamento del 118, le auto infermieristiche, perché dice non ci sono più i medici, cosa ci sta a fare? L'infermiere bisogna fare in modo che lavori pure lui, parte l'Emilia-Romagna pure su questo. Ecco, mediaticamente è molto molto gettonato questo tema. Ci sono dei temi, questo è un tema importantissimo per i pazienti, è vero, però io non farei del tema del personale il problema numero uno, lo dico anche a costo di essere impopolare, cioè il servizio sanitario ha anche degli anticorpi per ovviare a delle carenze di personale, non sempre, non in tutte le situazioni, però mi sembra che si stia premendo molto sull'acceleratore mediaticamente su questo tema, non manca giorno che non ci sia un comunicato. Se io devo fare una notizia alla settimana in tema di sanità, avrei sempre a che dire se devo accedere a queste informazioni sulla pletora medica che non c'è più e sull'esodo dei medici che invece è dietro l'angolo, quota 100. È un fiume continuamente alimentato. Poi c'è un'altra cosa. Allora, Fronceo mi dice che ci sia un percorso unico dal momento che si entra al momento che ci finisce la specializzazione, no? Però Sì. ovviamente ci sta i camici grigi, che si chiamano così adesso, che sono quella parte di medici che sono rimasti bloccati e che non sono entrati né nella specializzazione né in medicina generale, sono fermi lì al palo. Adesso col decreto Calabria, quello che hanno fatto, hanno ficcato dentro al decreto Calabria, ci hanno ficcato un sistema diverso nell'accesso alla medicina generale, no? Ma benissimo, accesso alla medicina generale l'hanno normato, ma poi l'accesso alle specializzazioni non si norma? È vero, l'accesso alle specializzazioni si richiederebbe, visto che la medicina generale è una specializzazione, di capire se ci può essere un'analogia e di normare anche l'accesso alle specializzazioni, anche perché c'è un'analogia di fondo che all'ultimo anno puoi entrare, se sei studente del triennio, se stai specializzando, a fare i concorsi. Quindi ci si potrebbe ragionare per analogie. Tengo a dire peraltro che le regioni hanno subito prima del decreto Calabria fatto un passo in avanti abbastanza invasivo della Convenzione di Medicina Generale alla quale il decreto semplificazioni affidava attraverso la contrattazione di stabilire i modi con cui i medici del triennio di formazione di medicina generale potevano accedere alle zone carenti. Invasivo perché? Perché hanno scritto le regioni che possono attingere sia ai medici del terzo anno, se non li trovano a quelli del secondo anno, e se non ne trovano a quelli del primo anno. A questo punto, che ci stava a fare il triennio di formazione in medicina generale? Pronto, l'inghippo è risolto da questa soluzione che ti offre il ministro, chiave in mano, il ministro, poverino, cioè il governo, il consiglio dei ministri straordinario di Reggio Calabria, di dire sovrannumero. Studenti vengono presi solo se in sovrannumero, se sono risultati sufficienti al test, se non hanno la borsa di studio, per cui se la pagano loro, se vengono chiamati non secondo ordine di priorità, priorità spetta ai borsisti, questo è giusto, però occhio, sono quattro situazioni, devono avere 24, quinta condizione, devono avere 24 mesi di lavoro come sostituti o in convenzione di medicina di guardia, mi si chiama, di continuità assistenziale o del 118. Allora tu stai raccogliendo di tutti un po', ma pochini, molto pochi.
alla fine non saranno così tanti che raccogli con questo. Hai però messo una zeppa sia nei confronti dei medici di medicina generale che volevano che le borse e il diploma corrispondessero a un cursus honorum vero, a un test reale, a una trasparenza di viaggio e di vocazione, sia a questi camici grigi. E poi bisogna vedere che cosa succederà, perché giustamente quando escono tutti con lo stesso diploma è difficile dire tu vai prima, tu vai dopo, perché c'è il rischio che si inneschi un contenzioso dicendo ma in fondo il diploma è uguale per tutti. Potrebbe esserci pure questa alla fine, insomma. Allora, i consiglieri del Ministero dicono di che vi preoccupate, visto che alla fine se ne vanno così tanti, per cui anche attinti a tutti e si attingerà in breve periodo, rimarranno ancora dei vuoti. Allora, il problema purtroppo è che nessuno di noi ha dei dati certi, a cominciare dai camici grigi, che ripeto sono 15.000 per una fonte e 7.500 per un'altra. Cioè, noi dovremmo anche capire due cose, che ci sono, non abbiamo dei dati certi, e dall'altra parte, anche se li avessimo certi, poi quando trovi un lavoro che poco fa per te, anche il più inusitato, nella medicina generale succede chiaramente più spesso che nelle specialità ospedaliere, il numero si riduce. Poi c'è anche il fatto che il corso di medicina generale fa il test un po' prima, per cui c'è un maggiore esodo. Adesso forse la cosa verrà chiarita, finalmente ci sarà il Boxing Day, come si chiama? Il Boxing Day, quello, le squadre di calcio fanno la partita tutte, sì, insieme. Sì, fanno tutti insieme, sì. Ecco, ci dovrebbe essere un Boxing Day per... Anche per questo. E quindi staremo a vedere. Un'altra variabile è quella che noi non abbiamo tenuto in considerazione, che non tutti i medici di famiglia vanno in pensione a 70 anni. C'è chi va prima, e quindi ci sarà tutto quanto un esercito di medici che andranno in pensione prima, e che quelli poi non li puoi considerare, perché giustamente sono una variabile da 65 a 70, quindi quella è l'ultima cosa da tenere, se non sbaglio. Ma io ti faccio la domanda a te, Giampiero, è aumentato, c'è un trend d'aumento del numero di medici che se ne vanno via prima perché la convenzione è complicata, oppure più o meno, proprio visto dal tuo posto, non dal posto dei comunicati stampa, non dal posto dell'ENPAM che è magari più oggettivo, ma dal posto di Giampiero Pirro, è aumentato, c'è un trend di crescita, oppure tutto sommato sta professione piace di più a 65-70 anni che a 35-40? Effettivamente questo, a 65 anni io sento che... 65, 66, 67 incomincia a pesare molto di più la professione, e la voglia di andare via è tanta, diciamo, perché poi alla fine l'aumento della burocrazia, l'aumento delle pressioni di spesa, c'è stanchezza effettivamente, ma di qui a capire poi cosa succederà nei prossimi anni è difficilissimo, perché La gobba di persone che a 65 anni arrivano a 65 anni ancora non è arrivata, capito? Questa è la cosa. Nel momento che arriverà quella gobba a 65 anni, forse avremo il sentore di quello che è una stanchezza, forse di una categoria. Questo posso dirti. Questa è una bella vera risposta. Lo so, che ti posso dire, però è tutto quanto una variabile che dovremo andare a vedere nei prossimi anni. Mauro, io ti ringrazio infinitamente di questa chiacchierata, perché è stata illuminante, diciamo. Grazie a te, Giampiero. È bello perché il giorno pre-festa, no, l'abbiamo colorito con questa cosa un po' particolare. Grazie, Mauro. Auguri. Allora, ringrazio Mauro Miserendino. E andiamo a vedere un attimo, perché noi abbiamo parlato dei medici pensionati. Andiamo a parlare un po', a vedere cosa, un piccolo servizio, in Veneto. Il prendere i medici rumeni, l'abbiamo accennato per prima, che cosa ha scatenato? Andiamolo a vedere.
È una sconfitta, è il segno dei tempi. Il governatore Zaia commenta così la decisione dell'ULS 2 di assumere 10 medici romeni per far fronte alla carenza di camici bianchi negli ospedali. Ha fatto bene il dottor Benazzi a provvedere alle esigenze ovviamente di questo comparto sanitario. L'assunzione di 10 medici rientra nella convenzione tra l'ULS 2 e l'Università di Timisoara, città gemellata da tempo con Treviso. Il direttore generale Francesco Benazzi spiega che i dottori in arrivo non sono ancora quelli che servirebbero, ma che sono sufficienti per evitare le emergenze. Quella di convenzioni con università straniere sembra essere al momento l'unica strada percorribile per arginare la carenza dei camici bianchi, 1300 quelli che mancano agli ospedali veneti in attesa di altre misure. Bisogna drasticamente, urgentemente cambiare la programmazione. A livello di formazione di università io sono per assolutamente eliminare il numero chiuso, se non altro perché non possiamo selezionare un bravo chirurgo a 19 anni con un test di ammissione, ma lo dobbiamo vedere in sala operatoria. E dall'altro a rivedere tutto il modello delle scuole di specialità. Allora, come annunciato, questa sera parleremo di endocrinologia, di tumori neuroendocrini. Il reparto di cui ci occuperemo, i nostri ospiti sono lavorano in questo reparto, è il reparto di endocrinologia con dei ospiti dell'azienda ospedaliera San Camillo. Si trova al primo piano del padiglione Antonini ed è un'unità operativa semplice dipartimentale, UOSD, che si occupa appunto di soggetti con patologie endocrinologiche, con disturbi di identità, di genere, osteoporosi, patologie ipotalamo-ipofisarie e disfunzioni endocrine di interesse ginecologico. Comunque sono tutte patologie di cui il medico di medicina generale dovrebbe, come vedremo, occuparsi, non tanto perché sono rare, sono effettivamente rare, ma molto meno di quanto si pensa. Questa sera parleremo di endocrinologia, parleremo dei tumori neuroendocrini e lo faremo col dottor Paolo Zuppi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Che è il responsabile dell'UOSD endocrinologia del San Camillo Forlanini di Roma. Benvenuto. Grazie. E con il professor Roberto Baldelli, che è responsabile dell'ambulatorio di endocrinologia oncologica proprio del San Camillo Forlanini. Buonasera, buonasera e benvenuto. Allora, parliamo di tumori neuroendocrini, effettivamente è un termine particolare. Che incidenza hanno questi tumori? Perché effettivamente sono un po' particolari, diciamo. Sono tumori particolari perché neuroendocrini inizialmente, oserei dire. Perché sono dei tumori che inizialmente erano stati identificati nel produrre delle sostanze, dei neuropeptidi che erano solo ad appannaggio del sistema nervoso. Poi si è visto in effetti che hanno la capacità anche di produrre degli ormoni ben precisi. Incidenza, hanno una bassa incidenza, rientrano in quello che è il gruppo delle malattie rare, ma hanno un'alta prevalenza perché sono dei tumori, dei pazienti che hanno dei tumori che permettono una lunga sopravvivenza. Per cui sicuramente nuovi casi hanno bassi, ma nel tempo tanti casi che tendono appunto a sopravvivere, ad andare avanti. E diciamo, come ci si accorge poi alla fine che c'è questa... Purtroppo la sintomatologia è specifica nel 15-20% dei pazienti, perché soltanto il 15-20% di questi tumori hanno la capacità di produrre delle sostanze cosiddette biologicamente attive, cioè che possono dare dei sintomi legati appunto a un'ipersecrezione ormonale. Purtroppo l'80% di questi tumori non producono sostanze biologicamente attive, per cui possono risultare silenti, tant'è vero che si arriva alla diagnosi, una diagnosi istologica, quando la malattia già è una malattia avanzata o quando già è una malattia localmente o addirittura anche metastatica. Allora io volevo chiedere proprio al dottor Paolo Zuppi, a questo punto una volta che uno perlomeno ha un sospetto di una cosa del genere, deve accedere a qualcosa, perché effettivamente perché è talmente specialistica la cosa che deve poter accedere a voi, capite? Quindi deve avere un percorso, ha un percorso per una cosa del genere. Sì. Il problema del percorso è un problema enorme, perché c'è un distacco, un allontanamento dai medici di medicina generale e l'ospedale. Noi abbiamo al San Camillo abbiamo aperto una casella di posta endocrinologia.mmg@scf.gov.it proprio per facilitare la relazione fra i medici curanti che mettono al centro la persona. Rispondiamo a queste mail e offriamo la nostra competenza, la nostra disponibilità eventualmente per delle visite
urgenti. Ecco perché è importante il percorso, perché un momento uno arriva, intanto il percorso per arrivare alla diagnosi, ma poi una volta che uno è arrivato alla diagnosi, è logico di avere una corsia fino alla risoluzione, naturale, insomma. Quindi come Assolutamente, siete organizzati da questo punto di assolutamente. Stiamo costruendo all'interno dell'ospedale San Camillo un PDTA, un percorso aziendale e interaziendale, perché sono pazienti estremamente complessi che richiedono delle competenze specialistiche che richiedono diverse strutture. E quindi stiamo costruendo una rete nel Lazio per affrontare questa problematica. Allora, è nel momento che c'è il sospetto, quale analisi bisogna fare a quel punto poi? Quali sono gli esami proprio che vengono fatti nel momento che c'è il sospetto? Prima del sospetto, una cosa importante da dire è che sono dei tumori molto eterogenei, per cui è difficile un approccio diagnostico omogeneo alla problematica, nel senso che diciamo, nell'idea di un tumore neuroendocrino per una determinata serie di sintomi, sicuramente se il tumore neuroendocrino è a carico del sistema gastroenteropancreatico, che è la sede più frequente di localizzazione, l'ecografia addominale o un attacco addome sono i primi esami che vanno messi in atto per il paziente. È ovvio che poi in seguito a positività, per cui una diagnosi aiutata appunto tramite diciamo, l'esecuzione di questi esami, c'è una seconda diagnostica molto più fine che richiede altri Ecco, esami più specifici. tumore neuroendocrino, un po' per far capire, no? Di quali organi stiamo parlando? È importante Esatto, anche questo. diciamo che distinguiamo due grosse localizzazioni, gastroenteropancreatici, per cui a carico dello Lo stomaco, stomaco dell'intestino e e del del pancreas. pancreas, esattamente tutti i tratti dell'intestino dove l'ileo è quello più frequentemente coinvolto, a livello epatico, perché il fegato è sede di metastasi di questi tumori, per cui spesso la diagnostica avviene proprio tramite il riscontro di una metastasi epatica. Oppure l'altro sistema coinvolto è il sistema, appunto, l'apparato respiratorio. Esistono i tumori neuroendocrini del polmone e del timo, per cui dei tumori neuroendocrini toracici, che sono secondi come incidenza rispetto ai gastroenteropancreatici. Poi c'è tutta una sfera di tumori neuroendocrini cosiddetti rari. Consideriamo che noi abbiamo pazienti ai quali abbiamo diagnosticato un tumore neuroendocrino della mammella o dell'utero o addirittura dell'orecchio, ma quelli sono casi, è la rarità all'interno di una malattia già rara di per sé. percorso chirurgico, percorso farmaceutico, percorso di radioterapia. Quale percorso poi a quel punto di scegliere? Viene scelto, si passa Allora, normalmente, quali sono i l'intervento parametri per scegliere un tipo di trattamento poi, insomma? questa, la valutazione è multifattoriale, vari livelli. Diciamo che la chirurgia è l'approccio, ove possibile, migliore. Dopodiché, in base al caso clinico, si può intervenire farmacologicamente con farmaci selettivi come gli inibitori insomma. Comunque sono farmaci che vengono realizzati dopo l'esame istologico praticamente, quindi per Certo, selettivi. I certo. selettivi, c'è questo punto che voi fate un'analisi Esatto. istologica e poi dall'esame istologico si passa al tipo di farmaco in base a quello che avete trovato. Esattamente, l'esame Sono sempre dei farmaci istologico ottimizzati, no? esatto, è una terapia ad personam, è un po' come il sarto che cuce il vestito sul suo cliente, qui la terapia viene spesso proprio cucita sul paziente, nel senso che lei ha toccato un punto importante, l'esame istologico, è da lì che parte tutto. L'esame istologico ci deve fornire delle indicazioni ben precise, tramite le quali, in seguito alle quali noi clinici riusciamo a definire che tipo di farmaco. Il collega parlava prima appunto di farmaci selettivi. I farmaci più ormai diciamo antichi sono gli analoghi della somatostatina e proprio per questo sull'esame istologico noi dobbiamo sapere se quel paziente esprime recettori per la somatostatina oppure nuovi farmaci, inibitori di tirosinchinasi, farmaci immunologici che iniziano ad entrare adesso all'interno della sfera della possibilità di trattamento di questi tumori. Quindi poi ovviamente la sopravvivenza rispetto a tanti anni fa è cambiata, insomma, con questo tipo di ottimizzazioni penso che si riesce a mirare di più. Un tempo si faceva una cura generica, sembra la chemioterapia in fondo Assolutamente, è aumentata la è un po' generica sopravvivenza, rispetto a quello che fate voi, insomma, ecco.
è aumentata la sopravvivenza, è aumentata anche la qualità della vita, perché questi farmaci riducono, fanno scomparire il corteo sintomatologico che spesso è invalidante. No, no, ma e poi dopo, oltretutto, siccome poi aumenta l'aspettativa di vita, c'è anche un dopo, cioè il dopo intervento, il dopo chemioterapia, uno esce, a questo punto che succede? Questo è il Si motivo, crea un'interfaccia tra voi esattamente, e questo è importante. questo è il motivo per cui siamo qui, perché la relazione fra centro specialistico che interviene con altissime metodiche e poi la quotidianità dei pazienti riguarda il medico di medicina generale e la necessità di una collaborazione. È importantissimo perché poi i tempi, perché poi noi lo sappiamo, no? I tempi ambulatoriali di solito sono drammatici perché tra liste d'attesa, tra priorità e cose del genere è importante perché chi rientra alla vita quotidiana dopo aver avuto una cosa del genere deve avere diciamo un accesso quasi preferenziale per poter poi, ove ci fosse un problema, andarla a risolvere, no? Certo, ma infatti diciamo qui ci sono due problematiche importanti da affrontare. Uno è il percorso del paziente, per cui quello che prima, di cui prima parlava il collega, il PDTA. Il PDTA non significa bypassare le liste d'attesa, significa creare un percorso ad hoc Diagnostico per cui, terapeutico che poi esattamente, fa la e risposta. assistenziale nel post, perché una volta che il paziente è stato operato e inizia la sua terapia, di avere un percorso all'interno dell'azienda ospedaliera dove viene seguito in un certo modo, ma è importante poi, anche per il tipo di terapia alle quali viene sottoposto, il percorso al di fuori dell'azienda, perché un paziente appunto che inizia un trattamento, ad esempio, con analoghi della somatostatina, che come effetto collaterale qualche volta possono dare diarrea, problematiche gastroenterologiche, è ovvio che il medico di medicina generale è il primo al quale il paziente fa riferimento, per cui è importante dare anche delle informazioni pratiche di management e di gestione del paziente al medico di medicina generale. Ecco, e poi i tempi di accesso, poi, perché qui appunto stanno pure i tempi di accesso all'ambulatorio, perché qui il Esattamente. problema anche I tempi stanno di sempre accesso, lì. esattamente. Più che altro non tanti tempi di accesso, come fa qualcuno, perché noi abbiamo dato riferimento per i medici di famiglia, no? A quel punto. Diamo anche un riferimento per chi vuole essere visitato per qualche problema. Allora, per quanto riguarda la problematica Come si accede, oncologica, ecco, diciamo, esattamente, ecco. per quanto riguarda la problematica oncologica, di endocrinologia oncologica, per cui di pazienti con tumore neuroendocrino, ma pazienti con tumore endocrino in generale, in azienda abbiamo aperto tre o due o tre visite, adesso non ricordo un prisione, però delle visite urgenti di endocrinologia oncologica, in modo tale che il medico di medicina generale può fare la richiesta, a sapere meglio di me il tipo di Sì, c'è richiesta, il tipo di classe B, richiesta con eccetera, che la classe permette un accesso breve. nell'arco di una settimana, perché le abbiamo messe appositamente due posti al giorno, di accesso in Quindi classe la prima diagnosi va d'urgenza. sempre in rapidità, perché in fondo Sicuramente. in effetti è quello il problema. La prima diagnosi, ovviamente, quando uno c'è un sospetto del genere, va immediatamente in rapidità, perché non più che altro non tanto per una questione tecnica, perché dai, a quel punto magari 2 o 3 giorni, 4 giorni è lo stesso, dal punto di vista psicologico, perché se il paziente viene visto il giorno dopo non può Certo, restare, non possiamo lasciarlo. Quindi i tempi poi assolutamente. sono questi qua, insomma, cioè, Sì. ci sono questo primo accesso, insomma. Ah, sì, ma la cosa importante è la coordinazione degli interventi fra le varie competenze. È molto, molto importante che il medico di medicina generale, lo specialista, l'ultra specialista collaborino e offrino al paziente la sensazione che lavorino insieme. Allora, io ricordo che loro stanno al San Camillo Forlanini, quindi all'ospedale di Roma, San Camillo Forlanini. La casella di posta l'abbiamo data, endocrinologia mmg chiocciola Endocrinologia punto scf.com, mmg. endocrinologia, però intanto lo scriviamo sopra e facciamo prima, perché se Perfetto. no letta così è un po' Si complicato, perché poi perde. la casella di posta istituzionali sono drammatiche per come l'hanno fatta. Uno che ci ha messo proprio l'idea. Allora, abbiamo detto intervento chirurgico, no? E Sicuramente. poi mi avete detto che c'è l'ottimizzazione, quella che abbiamo Di detto, le terapia farmacologiche, farmacologica. e poi c'è o chemioterapia o che cosa poi? Allora, diciamo, il primo O approccio radioterapia. è chirurgia, dove
più massa tumorale riesco ad asportare una miglior, diciamo, ma delle volte approccio. Si può fare, per dire, prima il farmaco, prima che mette la via e poi dopo l'intervento in base all'estensione? Non c'è. No. Allora, un trattamento neoadiuvante non è stato ancora riportato efficace in questi pazienti, cioè non c'è l'indicazione a fare un trattamento. Quindi direttamente l'intervento. Dove è possibile l'approccio chirurgico è il primo step. Ovvio, molte volte noi sappiamo già in partenza che io posso operarlo, ma non avrò una radicalità della chirurgia. Per cui a quel punto è importante inserire trattamenti farmacologici o addirittura radiometabolici, cioè abbiamo la possibilità di fare dei trattamenti radioterapici specifici, che non è la classica radioterapia fasce esterni, ma introdurre all'interno dell'organismo per via vascolare il farmaco radioattivo, per cui il lutezio in questo caso, o l'ittrio, veicolato da alcune molecole specifiche che si legano al tumore. Sicuramente, e questo è un dato importante perché proprio in questi giorni si sta ufficializzando anche tramite AIFA la possibilità di fare questa terapia che al momento era soltanto... Non c'è più la radioterapia, quella proprio destruente. La radioterapia classica non è specifica per questo tipo di tumori se non a scopo palliativo, ma a scopo curativo la terapia classica, la radioterapia classica non è indicata in questo tipo di tumori. In effetti sono metodiche avanzatissime rispetto a qualche anno fa. Io sono rimasto un po' indietro, perché una radioterapia mirata col farmaco che va a legarsi, sì, effettivamente è una cosa piuttosto... È evidente che sono delle terapie... Trattamenti importanti, diciamo. Sono trattamenti importanti che vanno fatti in pochi centri che abbiano raggiunto una capacità operativa elevata. E questo perché vedono tanti pazienti. Questo è il motivo per cui ci deve essere una organizzazione, una rete. È inutile che ci siano delle competenze così specifiche distribuite. È invece utile costruire la comunicazione che permette di far afferire con facilità alle strutture in grado di fornire questi servizi il paziente. Ovviamente non è soltanto la questione chirurgica, perché probabilmente serve anche altro personale di supporto, perché insomma uno che ha un tumore del genere magari servirà probabilmente anche un supporto psicologico, perché poi lì uno si trova davanti a determinate tematiche, oppure anche supporti di altro genere, perché magari chi ha questo problema può avere anche politerapia e quindi si deve legare insomma con quello che si sta, certo, facendo. Osvani, insomma, sì, sì, sicuramente, ma all'interno del PDTA la figura, diciamo, di supporto è prevista e la stiamo, diciamo, costruendo insieme, perché è ovvio, ci troviamo sempre di fronte a una comunicazione di malattia importante, per cui. E consideriamo anche il fatto che alcuni di questi tumori possono far parte di sindrome ereditarie, dove la comunicazione di malattia diventa ancora molto più importante, perché sto comunicando sì che c'è un tumore, ma che probabilmente è un tumore familiare, per cui ereditario significa mettere in gioco tutta la famiglia del paziente, sia famiglia diretta ma anche familiari lontani, perché quando parliamo di MEN, appunto di neoplasie endocrine multiple, possiamo avere coinvolgimento dai genitori, ai figli, ai nipoti, eccetera. Per cui quella è una diagnostica importante che deve essere affrontata nel momento della comunicazione, anche se fosse possibile, con la presenza di uno psicologo. Anche perché giustamente, sì, effettivamente sono problemi importanti, però comunque la multidisciplinarità è fondamentale. Anche perché sono situazioni che, come abbiamo detto, che se effettivamente non dà sintomatologia, piomba in testa all'improvviso, e magari in persone attive. Ecco, l'incidenza, parlavo dell'incidenza, quindi più o meno l'età per questi, hanno un'età specifica. Diciamo che la fascia d'età va tra i 40 e i 60 anni come fascia d'età, però abbiamo poi dei rari casi, addirittura ecco, un ultimo paziente visto una settimana fa aveva 20 anni, un riscontro appunto incidentale di una lesione polmonare, che era poi un tumore neuroendocrino. Poi diciamo la fascia tra i 40 e i 60 è sicuramente la fascia più coinvolta. E una cosa, io mi metto sempre il dito nella piaga, la questione dei tempi d'attesa, insomma voi avrete dei tempi d'attesa, o perlomeno vi scontrate anche con il problema liste d'attesa, quindi dovete gestire. Questo è un... queste patologie sono piuttosto gravi, non è che sono... Sì. Questo è un grosso problema per l'ospedale, perché è inutile negarlo, le risorse sono molto ridotte. La nostra unità operativa ha fatto delle scelte e ha indirizzato appunto
creando un ambulatorio dedicato alle patologie che ritiene più gravi. Questo ancora richiede una grossissima cooperazione con il medico di medicina generale e con tutte le altre aiuti possibili, perché non potremo più seguire tutti i pazienti che seguivamo prima. Quindi io ritengo che l'ospedale debba essere un ospedale, o perlomeno il San Camillo, debba essere di alta specializzazione e quindi dedicarci a questo tipo di pazienti complessi. È per questo che abbiamo creato questa casella di posta endocrinologia.mmg@scf.gov.it, perché molti pazienti potranno essere seguiti, molti pazienti per esempio affetti da patologie tiroidee potranno essere seguiti a distanza dallo specialista se c'è una buona collaborazione con il medico di medicina generale, che è la figura centrale della sanità, perché noi interveniamo per un breve periodo con altissime competenze, ma per un breve periodo, poi c'è la quotidianità che è a carico del medico di medicina generale. Beh, effettivamente, poi e la quotidianità è quella che poi ha più grossi problemi, perché l'assistenza sociosanitaria nel Lazio, in Italia, proprio è completamente abbandonata. Io qualche tempo fa era un convegno dove proprio gli assistenti sociali dicevano questo, che effettivamente poi si scontra con le inefficienze a livello periferico, che non hanno supporto, che una badante se la deve pagare, perché giustamente se può venire solo non ha nessun tipo di supporto, e ovviamente queste cose qui purtroppo rientrano, perché qui a questo punto non c'è soltanto la persona che ha il problema, ma questi sono interessati interi nuclei familiari. Certo. Nel momento che avviene, perché magari la persona attiva, quella che lavora, e poi viene, succede questo, e si ha letto, e qui tutta la famiglia deve purtroppo stare appresso a questo qua. Quindi è un problema grosso. È brutto dirlo, è brutto trattarlo come argomento, sia questo sia quello che sto per dire. La sopravvivenza di questo tipo di tumori dopo un trattamento? Ma diciamo, abbiamo detto all'inizio, sono dei tumori che hanno un'alta prevalenza. Che significa? Che sono dei pazienti lungo sopravviventi, per fortuna. Il più delle volte sono dei pazienti che hanno una sopravvivenza molto lunga, ecco per cui la quotidianità, la qualità di vita diventa forse il fattore, diciamo, l'aspetto più importante, perché il tumore riusciamo ormai a curarlo abbastanza bene, oserei dire, perché abbiamo di fronte un armamentario che forse 5-6 anni fa neanche ci immaginavamo. 5-6 anni fa avevamo gli analoghi della somatostatina e i primi trials. È molto aumentata anche perché facciamo meglio la diagnosi, perché abbiamo una diagnostica molto molto più fine. Consideri che l'incidenza ultimamente è aumentata, per cui la prima domanda che ci si pone è: perché è aumentata l'incidenza? Perché facciamo meglio la diagnosi, per cui abbiamo più casi, più nuovi casi, perché abbiamo delle metodiche, ad esempio la PET, la famosa PET conguaglio 68, che è una metodica specifica per la diagnostica dei tumori endocrini, ci ha permesso di fare una diagnosi precoce che prima non si poteva fare. Forse l'abbiamo passato un po' troppo velocemente, la questione degli esami da fare quando si ha un sospetto. Appunto, voi avete parlato della PET, che siamo a livelli altissimi, però qual è il primo esame che viene fatto poi per vedere una verifica? Diciamo, nel sospetto di un tumore neuroendocrino gastroenteropancreatico, chiaramente l'ecografia addominale fatta bene e eventualmente una TARC, già sono degli esami che ci permettono di... Già l'ecografia addominale potrebbe mettere in evidenza e poi approfondirla. Guardi, esattamente, le faccio un esempio pratico. Un paziente con un tumore neuroendocrino intestinale fa un'ecografia per una colica epatica e esce fuori una lesione metastatica sul fegato, per cui già un'ecografia fatta bene ha fatto vedere una metastasi, e da lì siamo arrivati a fare una diagnostica molto più fine, siamo arrivati ad identificare il tumore neuroendocrino a livello dell'ileo, per cui un'ecografia fatta bene per una calcolosi ci ha permesso di a ritroso arrivare a fare una diagnosi oncologica importante. Esami del sangue? Esami del sangue, allora, esistono dei marker, diciamo cosiddetti aspecifici, uno di questi ad esempio è la cromogranina A, che però subisce numerose interferenze, e questo è importante trasmettere questo messaggio. La cromogranina A è un marker di tumore neuroendocrino
aspecifico e subisce interferenze, ad esempio, dai gastroprotettori. Se il paziente fa un banale inibitore di pompa protonica, posso trovare una cromocranina a livelli elevatissimi che mi può confondere. Per cui attenzione, ecco, il medico di medicina generale deve sapere che se io richiedo una cromocranina, il paziente non deve fare inibitore di pompa protonica, che sappiamo essere un farmaco, non dico che utilizzano tutti, ma quasi. Magari dirlo, perché poi esattamente, infatti poi esattamente la, diciamo, l'informazione è questa, nel momento in cui c'è, insomma, ecco, esatto. Diciamo, e quindi allora, ricordiamolo che sia il professor Roberto Baldelli che il dottor Paolo Zuppi sono all'interno di un'unità operativa di endocrinologia, operativa semplice dipartimentale del San Camillo Forlanini di Roma, e ovviamente Roberto Baldelli è responsabile dell'ambulatorio di endocrinologia oncologica proprio del San Camillo Forlanini. Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie di tutte le precisazioni. E a questo punto siamo alla fine, dottor Pirro. Certo, siamo alla fine di una puntata pre festiva, perché domani è il 25 aprile, festa della liberazione, e poi ci sarà anche un po' di ponti verso il primo maggio. Adesso vediamo cosa faremo il primo maggio, perché il primo maggio mercoledì è festa, e io vedo sempre l'appuntamento a mercoledì prossimo, insomma, e vediamo, insomma, cosa fare il dì di festa del primo maggio, va bene? Va bene, auguri e saluti a tutti, anche da parte del dottor Bono, che mi dicono è alle prese con la barriera corallina, che non è quella che si trova nei mari del sud, ma è quella dei salami corallina, che mi dicevano che il dottor Bono era abbastanza impegnato a trangugiare e a mangiarne di tutti di più. No, ancora non ha finito il pranzo di Pasquetta. Francesco è un buon gustaio, saluti e buona Pasqua anche a lui, e buon 25 aprile e buon primo maggio a tutti quanti. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito.